Oh, finalmente siamo tornati! Oggi andremo a giocare tre giochi a caso, ma questa volta mi sa che... forse ne avremo quattro. Nani? O forse anche cinque, non lo so ragazzi, ne ho trovati parecchi. Adesso però li andiamo a vedere un po' tutti. Ma prima di partire voglio un attimo raccontarvi una storia. Tanto tempo fa, in un regno in guerra, si trovava un villaggio chiamato Gabby 16-bit e tutto sembrava in pace dalle sue parti. Forse. Mio Sire, ci sono delle truppe che ci stanno attaccando! Sono qui fuori, cosa devo fare? Non preoccuparti. Il tuo Sire ha già un piano per rispedire questi infedeli fuori dalle nostre terre. Con questo mestolo li puniremo! Miei soldati, all'attacco! Prendete questo! E questo! E questo! E questo! E questo! Sì! Ora che siamo finalmente in pace, vi posso mostrare come costruire un vero castello. In questo gioco completamente gratuito MMORTS con elementi storici veri, potete costruire il vostro castello come volete. Mandare uno scout in nuove zone per scoprire nuovi territori o nuove risorse. Oppure mandare il vostro generale in battaglia, potenziarlo e conquistare preziosi bottini. Migliorate il vostro campo e diventate il più forte imperatore delle terre. Quindi che state aspettando? Volete unirvi a me in questo gioco epico? Allora andate in descrizione e scaricate gratuitamente oggi Rise of Kingdoms. Il primo gioco di oggi si chiama I Gemellini. Mi è mai capitato di fare uno scherzo innocuo al vostro fratellino? Bene, il fratello più grande è una peste, è il dannato Grinch, infatti sono dello stesso colore. Si odiano a vicenda, quell'odio però quello bello, cioè quello con un po' di amore. Però gli scherzettoni a volte arrivano. Oh, c'è mio fratello Ron e non vuole giocare più con me. Allora gli farò un bello scherzetto a quel nanetto verde color caccola. Questo l'ho aggiunto io, però ci sta sempre. Oh, prenderò lo scorreggiatore. Dovevo prendere lo scorreggiatore? Così glielo metto sul divano e mio fratello farà una figuraccia davanti alla mamma. Lo filmerò col cellulare, lo metterò su TikTok e ci farò il remix. Sì, guardatelo, 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 quel strano sgorbio, ma sembra un alieno. Ma adesso io gli rovinerò l'infanzia. Gli rimarrà impressa per sempre questa scoreggia. Verrà registrata e messa nel mio canale YouTube. Sto arrivando! Mettilo. Mamma mia, che tensione. Che tensione, raga. Abbiamo fatto il misfatto. Scappo fuori. Oh, 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 mio fratello sta andando, mio fratello sta andando. E ora sentirete che puzza. È un pero, un pero, un pero verde. Facciamo danza. Io ho arrato, oh. Ma non ci fermiamo qui. Guarda, guarda, Mr. Crab, Mr. Crab, l'abbiamo trovato. Glielo infilo nel calzino. Proprio, una tanaglia. Sarebbe da metterglielo nel calzino. Vediamo se riesco a fregarlo. Allora, comunque, ragazzi, voi, se avete un fratellino a casa, non tormentatelo, perché questo qua è un gran bananone. E voi non sapete lui cosa mi ha fatto. Cioè, lui... cosa mi ha fatto? Mi ha preso il mio CD-ROM preferito, me l'ha spezzato, l'ha usato come carta igienica e l'ha dato in pasto alla mia X-The-Box. Va bene, comunque dai, andiamo, facciamo così, prendiamo il granchietto. Oh, dove lo metto questo granchietto? Glielo metto nel calzinetto, glielo metto nella pizza! Pizza con i frutti di mare! Frutti molto vivi, i frutti del mare, che pizzicano un po'. Chi ha fatto questo? Chi ha fatto questo? Te l'ho fatto io, Danzanellino 2013. Poi che io sono il fratello più piccolo, tra l'altro. Nano ma malvagio. Per favore, mamme che state guardando questo video, non sto insegnando a vostro figlio a trattare male il fratellino. Bisogna sempre accarezzarlo e accudirlo, il vostro fratellino, ok? Questo è un gioco, non si fa. Se non lo dico, poi mi arrivano su Facebook. Praticamente gli devo mettere nella vasca la crema per il solletico, ok? Adesso gli mettiamo la crema per i solletti e mio fratello diventerà praticamente... ballerà una stranissima danza, mi sa. Ma sono curioso di vederla. E poi io gli ballerò in faccia nuovamente la danza della vittoria.
Raga, l'ho trovata, raga, l'ho trovata, raga, raga, ho il tubetto magico e lo sprizzerò tutto, sprizzerò tutti. Sta venendo lui, non è venuto, sta arrivando, devo nascondermi, sta entrando nel bagno. Sì, è proprio il bagno di cui ho bisogno. No, ha notato, no, adesso mi infilerà la testa dentro la vasca, no. Ah, lo posso sbirciare da qua, raga, lo posso sbirciare da qua. Sentilo! Si gratta, no. si scorticherà, no. Praticamente cambierà colore a forza di grattarsi, diventerà tutto rosso. Ti becchi la danza del nabbone. E questa volta che facciamo? Tuo fratello ha paura dei serpenti. No, raga, no, questa è cattiva, questa è troppo cattiva. Ah, un serpente di gomma. Gli prendiamo un serpente, non un vero serpente, pensavo un vero serpente. Ok, allora, se è un serpente di gomma ci può ancora stare. Andiamo. Ok, dov'è? Era per di qua, mi ricordo, un'ottima memoria. È più facile però di Scary Teacher questo gioco. Ecco qua il mio bellissimo serpente di gomma, ordinato da eBay. Serpente! Ok, non mi ha notato. Ragazzi, tagliamo corto. Questo è un pazzo. Quando mi vede mi scortica lui a mani nude. Stiamo attenti. Sta salendo. A me sta salendo qualcos'altro. Vai, il sofà. Secondo me noi siamo i figli della maestra. Sì! Si nota! Però è stupido mio fratello. Cioè, ha la memoria veramente di mezzo secondo. Si è dimenticato in un secondo che sono entrato qui dentro. Scemo. Ho capito una cosa, che più grande non significa più grande cervello. Scemo. Dove è la TV? È qua, l'ho sgamata. Raga, l'ho fregato, è scemissimo. È super scemo. Ma sicuramente ha qualche problema. Glielo si legge dagli occhi. Guarda il serpente. Snake, cosa è diventato? Metal Gear Solid. Avrà le allucinazioni, si sognerà serpenti per 40 anni. Con il serpente in mano. Cos'è questo gioco? Il secondo gioco di oggi è molto bello. Vi ricorda qualcosa? Bendy in the Nightmare Run. Me l'avete consigliato in molti. È un gioco di Bendy sempre per mobile. Molto molto carino, l'ho visto. Mi ricorda Temple Run, altro gioco veramente bello per cellulare. Praticamente ci sono vari boss stile Cuphead. Dobbiamo farli fuori però correndo. Ok, inizia ora. Allora, noi dobbiamo collezionare più barattoli possibile. Intanto mentre corriamo dobbiamo battere un dannato boss. Il mio tesoro. Allora, io gli tiro dei mattoni, vedete, ho trovato un mattone e così perderà vita. Ok, andiamocene via, può anche sparare dappertutto, è un pazzo furioso. No, quell'ascia l'ho mancata, quella mi serviva. Ok, siamo ancora vivi. Mangia questo, maledetto. Perfetto, devi aver fatto male. Mi hai fatto malissimo. Oppure un incudine in mano. Anche questa però ha fatto malissimo. Per ogni colpo che mi infliggi io mi vendicherò il doppio. Cos'ha creato? Un dannato buco nero, raga. Però c'è una cosa che mi sta seguendo e questa cosa non mi piace. Mi sa che devo colpirla. Ora la colpisco io. Aia, che male. Sì, gliel'ho tirato. Devo tirargli il mattone in testa. Banano. È tornato il mariuolo. Tiragli stascia. Svem. 7 di vita su 15. Siamo quasi per batterlo. Quasi morto, raga. Quasi morto. Non ci resta che correre. Tesoruccio. Tesoruccio Nabuccio. Ha tirato un altro delle sue seppie strane. Ma tanto io mi rigenero. È ancora qui. Fatti una vita sociale. A 4 HP. Raga, lo maciulliamo. 2 HP. Yes. Dammi tutto il tuo oro. Sì. Arato. Donami. Money in my pocket. Torna indietro. Cavolo, volevo i suoi soldi. Volevo fargli una rapina. E niente, è scappato. Ah, cavolo, per sbloccare gli altri boss però devi prendere un sacco di zuppa. Quindi devi giocarti un botto il primo livello. Cavoli. Strabellino. Vabbè, dai. Prossimo gioco.
Allora, questo è un gioco un po' strano, mi sembrava carino. Praticamente a quanto pare... Morto, ho sentito tutte le mie ossa che si spezzavano mentre il motore mi uccideva. Avete presente il film Duel? Dove c'era quell'automobilista che veniva inseguito da un camion che volevo sempre prenderlo sotto. Tipo, è uno dei miei film preferiti. Qua dobbiamo praticamente scappare il più a lungo possibile da una dannata auto che mi prende sempre sotto, è impossibile. Ok, fermo. È impossibile scappare da sta auto, mi metto dietro il muro. Ok, dietro il muro ce l'ho fatta. Vediamo quanto duriamo. Oh cacchio raga, vediamo quanto sopravviviamo a questa dannata auto. Mi vuole prendere sotto. Sapete che una volta io da bambino ho fatto un incubo dove c'erano tutte le auto del mondo che volevano prendermi sotto? Mi fanno tornare in mente brutti ricordi, però se la sta sfasciando. Questo è praticamente Michael di GTA che comunque crede di essere in modalità libera e vuole prendere sotto qualche pedone. Ecco cosa provano i poveri pedoni su GTA quando tu li insegui con la macchina. Non è per niente divertente. Oh, wow, corri, scappa, c'è il macchinista Nemesis. Se riuscissi a trovare un edificio tipo quello, potrei scappare. Magari l'ho seminato. No, raga. Io ora ho paura di vedere quei fari. The gas pumps, devo andare... Lo faccio schiantare qui. La pompa del gas si schianta qui, esplode. Si scanta qui, esplode! Vai, che se lo prende, muore! Sì! Con grande fatica siamo riusciti a farlo fuori! È esploso! Fine del terrore! Mi sono divorziata dal mio marito che non era molto bravo. Adesso ho bisogno di uno start migliore. Ci sono io, chiama me! Susan! Sono qua per questo. Mamma mia, che schifo. Ora ho capito perché ti sei divorziata a tuo marito. Se teneva la casa in questo stato, mi sarei divorziato anch'io. Ma che schifo è. Io voglio pulito. Fammi vedere. Abbiamo vari getti d'aria. Sapete, questo è uno di quei giochi rilassanti, no? Ti metti qua, vai con calma. Qua è l'unica volta dove il vero nemico è lo sporco. Come dice Mastro Lindo Sgrassatore, la macchia fa furore. No, cosa diceva? Mastro Lindo, spacciatore con... No, non era così. Cos'è questi palloni? Via! Super getto! Woohoo! Mamma mia, sto garage ha visto giorni migliori comunque. Getto al massimo, getto a gonfie vele. Susi mi sposerà. Dopo che gli avrò pulito la casa, finalmente avrò una donna al mio fianco. Alla faccia tua, vecchio ex. Adesso ci sono io con il mio super jet. Non avrò un jet privato, mia cara, ma il getto privato sì, quello sì. Qua ci vuole il getto potente, cos'è? Ma c'è una tana di pipistrelli qua. Questo zozzo. Dove si annida l'ultimo maledetto? Vieni fuori con lo sporco in alto. Eh? Raga, che ne dite? Eh? Chiamatemi se avete lo sporco, Gabbo Lindo. Vaffanculo. Oh, sono arrivato al 99,9%. L'1% non lo trovo più. Basta, ora buggo la mappa e vado a quel paese. Magari era dietro, ti immagini? No, nada. E ora come torno indietro? Così! Ma potevi dirmi che ho fatto tutto sto lavoro per niente? Veramente, casa vuota. Settimana numero 6. Mamma mia, ammazza la grafica da gioco AAA. Buon salve. Oh, benvenuto. Vedo che sei ancora tornato qui per il faro. Sì, lo farò proprio adesso. Andrò lì. Qua c'è qualcuno? Toc toc! C'è nessuno! Toc toc! Questo posto mi mette i brividi. Ciao gatto strano! Mau! Anche a te! Gabby, sei di cibito di quando eri bambino? Dimmi tutto! Bentornata all'isola! Che bello! Ehi! Melona! Come stai? Vuoi una mela? Non se sono le tue!
Vabbè, raga, andiamo al faro, perché noi siamo venuti qui per lui. Musica copyright che non posso mettere. Che spreco di legna. Cioè, anche io ogni giorno, quando vedo un comodino di legno, mi dico: che spreco di legna. Che spreco di armadio. Nessun vestito, che spreco. Un letto, che spreco di letti. Che spreco di tutti i materiali della terra. Basta sprecarli. Io sono solo venuto qui per la mia bellissima faro. Bellissima faro, sono qui. Eccoti qua, ti ho dato nuovamente la rotellina. Oh, vediamo se è tutto a posto. Oh, la mia Betty. Oh, bene, tutto funziona ancora. Perfetto. Ok, Betty, tornerò presto a ritrovarti. Torna lì, che io adesso me ne vado, ragazzi. Me ne vado. Tanto è il mio lavoro venire qua in questa isoletta. È molto bello. Anzi, mi state tutti sulle balle, specialmente tu, nano dal giardino. Io adesso torno a casa, va bene? Posso tornare a casa? Hai qualche problema? See you, pal. Ci vediamo! Ci vediamo! Ahimè, più a rivederci. Anzi, no, devo tornare il mese prossimo. Torniamo indietro. Però dopo un po' di giorni, esattamente la settimana 35, eccomi di nuovo a Small Island. Oh, bentornato! Non sei stanco? No, mai! Tu vuoi solo rubare il mio faro. Ma è il mio faro. E nessuno può rubare il mio faro. Avete capito? Oh, fammi sapere se hai trovato il mio cane. Come? Non era questo? Perdi sempre le cose più preziose. Non lo sai che chi perde un amico perde un tesoro? Ehi! Ti ho detto che mi piacciono più le pere e i meloni. Basta con le apple. Fan cagare. Salirò, salirò fino a quando il mio farò scenderà da pappino. La mia Betty! La mia Betty, fatti sguzzuru. Ok, perfetto, ragazzi. L'ho sistemata dalla polvere. Gli ho dato una ripulitina. Ho fatto il mio lavoro. Ora si torna a casa. Io mangio così, ragazzi. Tutti che dicono che sistemare fari non sia un lavoro. Voglio vedere te ore e ore ad accarezzarlo, accudirlo, pulirlo. Hai trovato il cane? Il suo nome è Bella. Puzza. Se puzza non lo prendo. Servizio in camera. Il solito scherzo. Ok, tu che vuoi? Sì, certo. Oh, certo che ne vale. Volete che le navi si schiantino su di voi? Non posso più tornare se non sistemo il faro. Settimana 134. Ogni tot devo controllare il faro. Non so come sono ancora vi... Oh, quel fiore c'era? Oh, hai qualche problemino? Sembra che tu pensi più al faro di noi. Ma che cavolo, ma che discorsi sono? Oh, ma che ti hanno fatto? Il lavaggio del cervello. Anzi, no, non ti hanno fatto nessun lavaggio. Puzzi come una capra. Fregato ancora una volta. Wow, wow, wow. Che ha il tuo gatto? Gli hai fatto... E tu che hai in mano? Bravo. Qualcosa mi attacca di notte. È un problema mio? Sono proprio qua per attivare il faro, così di notte le vedi le cose. Ah, scemo. Toc, toc, toc. This hasn't happened before. Perché le mele sono così? Perché? Beh, dai, meglio così. Così non me le offri più, ste stupide mele. Sentite, a me pagano solo per sistemare il faro. Non per trovare cani. Non per trovare mele. Non per trovare... Io voglio solo la mia Betty. La mia bella Giuseppina. Non c'è nessun problema. Guardala. Liscio come l'olio di palma. Io me ne torno a casa. Ci vediamo. Non ti senti bene? È problema mio. Il faro però adesso si sente bene. Ma che succede qua? Che cosa volete da me? Cosa ti attacca? Che problemi avete tutti? Ehi, Giannino, torno la prossima settimana. È solo questione di tempo prima che la tua nave affondi giù per l'oceano. Ed è proprio per questo che crea un faro, così non affonderò mai. Scemo, è per questo che vengo qui, per sistemare un faro, così non affondo. Ma qua siete tutti cerebrolesi, mi sa di sì. Che succede adesso? Che problemi hai? Stavo andando. Ha detto che c'è qualcuno che andava al faro? Mi sta prendendo in giro? Solo io posso andare al faro, ok? Bel gattino. Io so cosa è successo a Bella. È diventata la Bella e la Bestia. Le riesci a sentire le voci?
Non sono matto dalle gare come voi ancora, quindi non sento le voci. La macchina? Oh, non mi dite che mi avete toccato la mia macchina! Wow, ma è scesa da sola! Chi è andato nella mia macchina? Cosa ci avete fatto? Che è successo? Beh, l'ho sistemata, dai, l'ho sistemata. Non so, qualcuno l'ha toccata, un maledetto mariuolo. Non posso aiutarti! Il faro ti aiuterà, io non posso aiutarti. Il faro, praise the faro. Tu che vuoi? Ce ne sono molti e ti stanno cercando. Ah beh, almeno comunque non puzzo. Secondo me vanno da chi puzza. E tu puzzi... Settimana 8 miliardi, che cos'è sta roba? Oh oh, raga. Ah, ci sono strani battufoli di coto. Cthulhu! Che succede? Morirai, basta toccare quella macchina. Ma perché? Cosa ho fatto di male? Io volevo salvarvi. Mi sa che il faro è diventato troppo potente e mette una strana luce rossa. Ci è attaccato dei... Cosa sono? Alieni? Guarda il gatto! Guarda il gatto, si è mangiato il bambino! Si è mangiato... Bambino, come stai? Sei nel suo stomaco? Sei fortunato che sono pieno adesso. Se l'hai mangiato il bambino, non ci credo. Povero bambino. Però, ehi. I tuoi occhi sono grandi come due mele. Cavolo, la donna tipo è morta in piedi. Incredibile. Wow. Faro, combina guai. Faro, che mi fai? Faro, andiamo adesso. Faro, mi è morto un cipresso. Che cos'è? Faro. È finita. L'ho sbucciato, è morto. Era un alieno allora il faro. Ma cos'è? Ma una larva. Ma una cacchio di larva. Ho finito. Ogni giorno vengo qua a sistemare il faro. E qui c'è qualcuno? Oh! Il lavoro. Devo andare avanti al lavoro. Cioè, non cago tipo un bambino morto. Vabbè, anche oggi ho fatto il mio lavoro. Ci vediamo. Ci vediamo. Allora, torno la prossima settimana. Good riddance. Grazie anche a lei, non so che mi ha detto, ma grazie anche a lei. Ah, mi sono buttato in mare, sono morto. Oh, la macchina, mi ha mangiato la macchina. Che è successo? Cos'è? Cos'è successo? Non ho capito la fava. Cosa è successo secondo voi, ragazzi? Sta roba mi ha traumatizzato, ma che cavolo è? Va bene, ragazzi, questi erano i 30.000 giochi a caso di oggi. Spero vi siano piaciuti. Lasciate un bel like per supportare altri video del genere. E noi ci vedremo molto presto con un prossimo episodio. Ciao, ragazzi!